Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, nuova puntata di Sport 91 Live. Questa sera, come sempre, iniziamo con il duetto dei Franceschi. Accanto a me Francesco Ricciardi. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Francesco e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Prima di affrontare quella che è la tematica del calcio, la notizia sicuramente della settimana, si parte con la Formula 1. Finalmente, come si dice oltre manica, è stata completata la starting grid, cioè la griglia di partenza, perché il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton ha annunciato quello che insomma un po' era già nell'aria, ovvero il rinnovo con la Mercedes. Sì, è stata una trattativa abbastanza lunga. Diciamo che Hamilton poi ce l'ha un po' nella propria indole, quella di farsi desiderare, mettiamola così. Però diciamo la Mercedes ha fatto secondo me il passo giusto, riconfermare un fenomeno come Hamilton, che comunque porta sempre a casa qualsiasi cosa sia prendibile sulla pista. È un pilota eccezionale, è un qualcosa di meraviglioso che tutti gli sportivi devono amare, non solo quelli della Formula 1 sicuramente, ed è soprattutto, diciamo, Mr. Hammer Time, è uno che potrebbe vincere anche quest'anno e continuare secondo me almeno per altri 2 anni. Poi dipende, certo, nella Formula 1 di oggi dipende molto anche dalla macchina, ma Wolff ha sempre proposto una Mercedes non competitiva ma iper competitiva sotto tutti i punti di vista, e quindi diciamo che secondo me è stata la cosa giusta da fare per questo sport, e non parlo solo per la Mercedes, perché poi vedere Hamilton lontano dalla Formula 1 penso potrebbe essere un colpo al cuore per chiunque, perché ormai ci siamo abituati a vedere le gesta di questo immenso campione e sarebbe un peccato perderlo, ecco. Sicuramente un campione straordinario. Nel tuo programma hai spesso fatto riferimenti di natura poetica anche per quanto riguarda Lewis Hamilton. È un campione con cui siamo cresciuti, siamo più o meno coetanei, siamo vissuti con il mito di Schumacher, però si potrebbe dire che abbiamo vissuto un pochino di più il periodo, la crescita di Hamilton. Sì. E mi permetto di dire, io personalmente no, ma non penso ti potessi aspettare che poteva raggiungere un mito come Schumacher. Allora, ti dirò, sin dal principio ho visto in Hamilton sicuramente un talento puro, che poi doveva mettere a posto qualcosa a livello caratteriale, perché molto spesso non finiva le gare, molto spesso comunque commetteva errori banali. Poi dopodiché ha avuto una maturazione incredibile, e questa maturazione io penso che sia dovuta anche al rapporto con determinati muretti. Poi con la Mercedes secondo me si è instaurato il classico rapporto idilliaco, no? A livello sportivo, anche perché Toto Wolff è una persona che, a parte che è una persona secondo me iper stracompetente nel mondo della Formula 1 e non solo, ma è anche una persona che a livello caratteriale fa la differenza. È un manager che manca anche alla Ferrari, per esempio, secondo me, da parecchio tempo, se posso fare una critica. Poi per quanto riguarda Hamilton in sé, diciamo, il talento ha preso piede man mano con il passare delle stagioni, e con una macchina sempre più competitiva, chiaramente. Però diciamo che secondo me anche dall'inizio si poteva intravedere questo talento di Lewis, cioè è stato sempre un pilota che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, e un grande pilota diventa tale quando, a furia di sbagliare, impara dai propri errori. E non è che non continua a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma sa anche quando fermarsi, quando c'è quel limite, cosa che per esempio al giorno d'oggi secondo me non è ancora visibile. È vero che è migliorato, ma non è ancora visibile del tutto in Max Verstappen, per esempio. Parlavi di limite, il problema fondamentale dei limiti è che, diciamo, raggiungerli, tentare di superarli, forse è lì quello che, come dire, differenzia un qualsiasi atleta normale da uno straordinario. Limite che però è stato lo stesso Hamilton a voler porre sulla firma del contratto, perché nel 2021 non ci dovrebbero essere sostanziali cambiamenti, cosa che invece avverrà nel 2022. Ricordiamo che questi cambiamenti dovevano avvenire già nel 2021, ma per il discorso pandemico è slittato tutto di un anno. Anche lì punto interrogativo, proprio perché Hamilton vorrebbe un attimo comprendere meglio tutti i dettagli regolamentari prima di decidere se proseguire. Sì, anche perché i regolamenti sia in Formula 1 che in MotoGP sono molto volubili, variano veramente in fretta e cambiano tantissime cose nel giro di una stagione. Hamilton infatti, diciamo, ha firmato per questa stagione, bisogna vedere in ottica 2022 cosa accadrà a livello proprio di regole basilari per la F1, ma non solo di pista, anche di sviluppo, anche che cosa gli può dare la Mercedes, anche perché lì secondo me entra molto in gioco anche il discorso
compagno di squadra, nel senso che poi la Mercedes alla fine si farà quest'anno con Hamilton e dovrà decidere, secondo me, se provare a costruire un ciclo nuovo da capo, con magari puntando su uno dei più forti, come può essere appunto Verstappen o come può essere lo stesso Leclerc. E poi vedere di lì in poi come sviluppare le proprie idee per il nuovo ciclo. Quindi, secondo me, Hamilton aspetta anche questo. E ti dirò, secondo me non è così scontato che Hamilton possa chiudere la propria carriera anche in un'altra casa. E in questo caso, scusate il gioco di parole, sicuramente potrebbe essere la Ferrari, qualora Leclerc dovesse andare effettivamente alla Mercedes poi. Ecco, si è visto però soprattutto quest'anno che nel momento in cui Hamilton era positivo al Covid c'è stato un altro grandissimo talento che l'ha sostituito. Ecco, potrebbe essere anche lui, ovvero George Russell, un punto importante per il futuro. Sì, assolutissimamente sì, però conoscendo un po', diciamo, la mentalità della Mercedes in sé come casa e non solo, penso che nel momento in cui Hamilton dovesse lasciare, la casa, si punterebbe sul più forte in assoluto a livello di talento. In questo caso non posso non pensare appunto a Leclerc, per questo mi sorge il dubbio. Poi è chiaro che secondo me anche Hamilton potrebbe accettare la sfida Ferrari, perché alla fine le ha vinte tutte. Gli manca forse quest'ultima grande sfida, e come tutti i grandi fenomeni del mondo sportivo, questa è gente che ce l'ha nelle vene, nelle corde, queste imprese titaniche, anche perché la Ferrari non vince da un po', è una Ferrari che è poco competitiva, quindi diciamo arrivare a Maranello, arrivare lì e sovvertire i pronostici e magari portare di nuovo la Ferrari alla vittoria potrebbe essere l'ultima grande impresa di questo straordinario fenomeno della Formula 1. L'ultimo mondiale, lo ricordiamo, la Ferrari lo ha vinto Kimi Raikkonen ormai nel 2007, ma parlando di fenomeni, un fenomeno britannico come Hamilton, ce n'è un altro, non strano, ovvero Valentino Rossi, un'intervista bellissima del 7 volte campione del mondo in MotoGP, che ha parlato un po' di futuro, della sua situazione, della nuova avventura che lo vedrà con il team Petronas. Anche lì un piccolo accenno lo ha fatto in quella caduta di Sepang nel 2015 nel duello con Marquez che poi gli costò il mondiale. Sì, diciamo che a parte l'intervista è stata veramente molto bella, a cuore aperto, mi ha fatto sorridere moltissimo il passo sulla politica, quando ha detto che quando sei un pilota giovane fondamentalmente pensi solo a correre e spesso dimentichi anche cosa è accaduto nel giro di una settimana. Adesso invece lui si preoccupa un po' di più, pensa anche alla politica, nonostante non ne capisca nulla la sua ambizione, però fa sorridere perché poi Valentino, a parte che è un caso unico nella storia del motociclismo ed è uno dei pochi casi nella storia dello sport in generale. A 40 anni arrivare a correre e comunque essere competitivi non è semplice perché il fisico comincia a decadere almeno sempre a livello Certo. sportivo. A me piace un sacco Valentino Rossi perché ha quella voglia, la gente pensa che sia un'ossessione il decimo titolo, certo, chiaramente uno come lui, uno come Rossi vuole vincere, è chiaro. Però io penso che a muoverlo, a spingerlo, a continuare, sia anche quella voglia matta che lui ha di stare sulla sella, di stare in sella alla moto, di provare ancora quel brivido, perché poi alla fine è un brivido. E io penso che finché lui troverà questo stimolo, perché lui ha questo stimolo effettivamente, perché frenarlo? Anche perché poi la Petronas non è una cattiva moto, anzi, l'anno scorso è stata ipercompetitiva, a volte molto più della casa principale. Quindi io non vedo tutta questa negatività, sinceramente, attorno alla figura di Valentino. Se Valentino vuole correre fino a 45 anni e si sente di farlo, e il fisico gli consente questa cosa, per me Valentino può farlo tranquillamente, anche perché se non lo fa lui, chi lo può fare? Quindi, veramente, io a volte mi domando se nel mondo dello sport noi seguiamo lo sport per passione e per amore o semplicemente perché dobbiamo stare lì tipo suocera continua a dire eh no, ma questo, ma potrebbe fare quest'altro, ma noi non siamo piloti, non sappiamo che cos'è quel brivido. Se lui vuole continuare anche fino a 60 anni e lo può fare, ben venga per il mondo dello sport in generale, per chi lo segue appunto per amore e per passione. Poi, cioè, non penso che vadano spese parole su Valentino, nel senso che stiamo parlando di un motociclista assoluto, l'idillio della moto in sé per sé. Certamente un grandissimo pilota, una carriera, come dicevi, l'idea di arrivare a oltre 40 anni ancora competitivo, come per esempio ha fatto sia pure in un altro campionato Max Biaggi. Dicevi giustamente, c'è poco da dire su quello che è stato il passato di Valentino, questa ossessione del decimo titolo, però
Prima di fermarci un attimo, Sì. volevo chiederti le tue sensazioni, il tuo pensiero proprio in vista della stagione che sta per iniziare. Valentino può puntare al titolo oppure magari qualche vittoria potrebbe essere il massimo a cui può aspirare col Team Petronas? Allora, innanzitutto bisogna vedere un attimo a livello di test come è stata sviluppata quest'anno la moto, innanzitutto, anche perché pure siccome la Formula 1 di cui abbiamo parlato prima, anche nella MotoGP le moto sono fondamentali e basti pensare a come la Honda abbia cucito un vestito perfetto per Marquez. Quella moto la può guidare solo Marc Marquez, ci sta poco da fare. Cosa che mi fa riflettere, secondo me Valentino può fare delle vittorie quest'anno in linea generale, non so se possa puntare al titolo, anche perché bisogna vedere innanzitutto le condizioni appunto del fenomeno spagnolo, perché se Marquez sta bene diventa difficile per Certo. chiunque. Poi è chiaro che ci sono alcuni piloti come ad esempio Mir che dovrebbero riconfermarsi, Mir uscente campione, bisogna vedere quest'anno come affronta la stagione, bisogna vedere cosa vuole fare invece un pilota secondo me forte come Fabio Quartararo, però bisogna vederlo in prima squadra, anche perché Vignales mi sa che ha dimostrato già abbondantemente di non essere questo grande fenomeno di cui si parlava. Per quanto riguarda le possibili sorprese, al momento me ne vengono poche perché, ripeto, secondo me se c'è Marquez in forma, e non dico neanche al 100%, ma parlo di 70-80%, diventa C'è poco difficile da per fare. chiunque. Sì, diventa difficile per chiunque perché ha trovato il connubio perfetto con la Honda, come dicevo prima. È una moto fatta su misura per lui, è una moto con cui lui vive. Praticamente H24 e diventerebbe difficile. Poi se Valentino riesce a portarsi a casa il decimo all'età di 40 anni, bisogna soltanto prendere il cappello e non lanciarlo direttamente in aria, prenderne un altro e rilanciarlo e fargli anche un assato, perché a 40 anni non oso immaginare come si possa arrivare anche a fine una gara, perché noi spesso queste cose le sottovalutiamo in ambo gli sport motoristici, che fare una gara del genere, soprattutto anche in Formula 1 dove perdi 2-3 kg, diventa una cosa pesante, veramente non oso immaginare come si possa fare già a 25, figuriamoci a 40. Però, diciamo, il bello secondo me della MotoGP, come ha dimostrato anche l'anno scorso, è che le cose possono cambiare in fretta e ci sono tante variabili e varianti da prendere in considerazione. Però, ti ripeto, 70% se sta bene vince Marc Marquez quest'anno. Che infatti l'anno scorso non c'è stato e all'inizio della stagione nessuno, o comunque pochi, avrebbero puntato su un Joan Mir, campione del mondo, cosa che in realtà poi è avvenuta per la grande felicità del team Suzuki. Dopo questa parentesi di motori, noi ci fermiamo un attimo al rientro Alessia Bartiromo e si inizia a parlare di calcio. A tra poco. Ottimo cibo, un locale di design e calda accoglienza. Questo è Vega Food, il luogo ideale in cui fare colazione, pranzare, bere un aperitivo, trascorrere momenti di relax. Vega Food, bar, ristorazione, gelateria, cioccolato artigianale, prodotti locali d'eccellenza. Aperto dal martedì al sabato dalle ore 6 alle 23, la domenica pranzo fino alle 17 e lunedì fino alle ore 19:30. Vega Food effettua servizio d'asporto e delivery. Basta prenotare chiamandolo 081 010 82 61. Vega Food, del gruppo Marican e Acarinaro, in provincia di Caserta, nella zona Asi. Info chiocciolavega-food.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio Sport 91 Live, come tutti i martedì siamo qui con la formazione post pubblicitaria. Accogliamo per affrontare la tematica calcistica Alessia Bartiromo. Ciao Alessia, buonasera. Ciao Francesco e ciao Francesco. Ciao Alessia. Mi vorrei chiamare anche io Francesca Eh in beh, alcuni momenti. vanno bene solo in due.
E, come dicevo, la tematica calcistica impegnata questa sera, il ritorno, la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma prima di affrontare il discorso proprio legato a questa competizione, c'è stata un'altra giornata che si è chiusa, per l'esattezza la numero 21, la vediamo un attimo in grafica, si è aperta con la vittoria nerazzurra a Firenze, poi 3-3 pirotecnico pareggio tra Atalanta e Torino, la vittoria preziosissima in chiave salvezza dello Spezia contro il Sassuolo, la vittoria della Juventus contro la Roma e del Genoa a Marassi contro il Napoli, pareggio al Vigorito tra Benevento e Sampdoria, Milan invece vittorioso in casa contro il Crotone 4-0, ha vinto anche l'Udinese contro il Verona e il Bologna nella sfida tutta emiliana contro il Parma. Il posticipo è stato chiuso da Lazio e Cagliari. Prima di interpellare i miei ospiti, vediamo un attimo velocemente anche la classifica. Il Milan continua a essere in vetta con 49, c'è poi l'Inter a 47 e la Juventus che è risalita fino al terzo posto a 42. Nelle zone basse della classifica, la vittoria importantissima dello Spezia porta i Liguri a più 5 sul Torino, ci sono poi le ultime tre, cioè Cagliari, Parma e Crotone. Recupero un attimo il foglio per interpellare Alessia Bartiromo proprio sulla giornata, la ventunesima, che si è conclusa con Lazio-Cagliari, tante partite con risultati particolarmente sorprendenti. Qual è stata la partita che ti è piaciuta di più, in attesa naturalmente del Napoli? Ci arriveremo più avanti. Sì, quella del Napoli non mi è piaciuta, facciamo questo piccolo spoiler. Scherzi a parte, ne parleremo dopo. Mi è piaciuta tanto Atalanta-Torino, una giornata comunque ricca di gol, così come anche questa partita. Sicuramente sarà piaciuta un po' in meno ai tifosi dell'Atalanta, grande predominio robico nei primi 20 minuti e poco più, e poi ci ha pensato il karma. Infatti, da quando il Gallo Belotti ha dichiarato che non era comunque un'occasione da rigore, bensì è scivolato, quindi grande certo. Fair play per il giocatore, le cose sono girate bene al Torino, quindi questo grandissimo recupero di persino tre gol e una partita bella, soprattutto non solo per la spettacolarità del risultato, importante anche inaspettata forse la vittoria dello Spezia, per una giornata che comunque, oltre le vittorie delle big, possiamo dire, certo, a parte il Napoli che lo lasciamo sempre come incognita di questa parte di campionato, però ho visto belle gare, ho visto comunque un campionato che si conferma soprattutto nelle parti alte della classifica molto combattuto, con tante squadre in forma, la Juve che sta recuperando terreno, certo, e comunque una situazione molto importante anche in vista della settimana che sta per arrivare, ma non solo, del mese di febbraio, ovviamente anche per i bianconeri, e anche nella medio-bassa classifica ci sono un sacco di situazioni molto interessanti, quindi è un campionato che mi sta piacendo, ce lo aspettavamo e l'avevamo visto anche un po' diverso, non sempre causa Covid le partite sono divertenti, ovviamente poi giocando ogni tre giorni, più la Coppa Italia, più le Coppe Europee, succede ovviamente di non assistere a gare fenomenali, però questa giornata mi è piaciuta, devo dire la verità. Giornata particolare, Francesco, il tuo pensiero sul punto? È stata una giornata che ha consacrato, secondo me, una piccola verità, se vogliamo metterla così, che probabilmente le prime tre in classifica ne hanno di più al momento. Ne hanno di più perché la Juventus mi ha ricordato molto la Juventus di Allegri con la Roma, sì. È stata una Roma che ha fatto la partita fondamentalmente, anche se non si è resa poi chissà quanto pericolosa, però la Juventus è stata molto cinica, ha sfruttato le individualità, ha sfruttato poi la grande intesa che hanno Morata e Cristiano Ronaldo davanti, perché veramente hanno fatto due azioni insieme, un gol e una traversa. È una Juventus che sta risalendo, una Juventus che deve preoccupare chi sta davanti, perché pare che abbia trovato un'identità, un equilibrio, quindi è sempre una squadra iper temibile chiaramente in campo. Poi ci sono state le conferme delle milanesi, ma ormai non sembrano più sorprese, ma sembrano due squadre comunque lanciate in questo momento, e tra due giornate c'è il fatidico derby che deciderà, non dico il campionato, ma parecchio, e sarà fondamentale quella partita lì per entrambe, anche perché l'Inter poi in questo momento sta giocando la semifinale di ritorno di Coppa Italia, e anche questo è un trofeo molto importante, perché ricordiamo che la squadra nerazzurra è fuori da tutte le
competizioni, almeno europee. Milan avrà l'Europa League, quindi un altro trofeo importante su cui dovrebbe puntare comunque la squadra di Pioli, e alla lunga, secondo me, come ho sempre detto, la potrebbe spuntare la squadra di Conte. Per quanto riguarda la giornata, mi è piaciuta molto anche la prestazione dello Spezia, devo dire, che continua a sorprendere, bravo, bravissimo italiano, che mette sempre in campo la formazione migliore, cambiando certo. spesso, e soprattutto gioca a pallone lo Spezia, questa è una cosa molto importante. Nonostante con nomi non troppo blasonati, certo. e in realtà mancando quello che era il giocatore che all'inizio, ovvero Galabinov, che ha trascinato inizialmente lo Spezia, sì. è venuto meno, ma la squadra ha comunque continuato a proporre sì. il suo calcio. Non a caso, notizia di oggi, italiano ha confermato le possibili voci di interessamento da parte del Napoli, ha detto: ringrazio il presidente De Laurentiis per essere venuto in modo molto sportivo dopo la vittoria con appunto del San Paolo, del Diego Armando Maradona, è comunque un allenatore che potrebbe far bene anche magari in una grande. Prima di affrontare il discorso Napoli, e con la speranza che Francesco Ricciardi non sia molto lungo sul punto, vorrei chiedergli, lo conosciamo bene qui a Teleprima, vorrei chiedergli un parere personale sui oltre 500 gol di Zlatan Ibrahimovic. Ma allora, devo essere breve, oddio. Era la premessa della domanda. Esatto. Sì, non è semplice. Non è semplice perché mo ci vuole, come il discorso di Valentino Rossi, a 40 anni essere dominante comunque in un campionato dove la fisicità è importante come quello italiano, insieme al tatticismo, quindi non è solo tattica il campionato nella nostra Serie A, non è semplice. Certo, Ibra lo può fare, Ibra lo sta facendo, ha dei numeri straordinari anche a livello realizzativo, perché se guardiamo gli altri bomber che hanno fatto più gol, in questo caso c'è Cristiano Ronaldo che ne ha fatti 16, però ha giocato molte più partite di Ibra. Ibra ha la media di un gol, qualcosa a partita, 1,2 più o meno a partita, ed è una media straordinaria per un ragazzo di quasi 40 anni che continua a sorprendere, soprattutto a trascinare, perché quello che è lampante, secondo me, è come è riuscito a cambiare la mentalità del Milan, proprio di approcciare le partite, anche di dominarle in un certo qual senso. Un Milan che sa come giocare col Crotone, per esempio, è stato un primo tempo non brillantissimo, che si è chiuso in vantaggio per 1-0, poi il Milan però nella ripresa ha messo il piede sull'acceleratore e ha chiuso subito la partita. Cioè, questa è una squadra che ormai è matura sotto questo aspetto, mentre il Milan senza Ibrahimovic di un anno e mezzo fa, /2 anni, una partita del genere avrebbe rischiato seriamente di pareggiarla e di non portare i 3 punti a casa. E in questo semplice esempio, prendendo la partita col Crotone, con tutti i limiti del Crotone, per carità, che comunque ha giocato la sua degna partita, soprattutto per 50-60 minuti, ti fa capire che cos'è a livello mentale proprio Zlatan Ibrahimovic. Poi io penso che continuerà, anche perché si è parlato di rinnovo, credo che un'altra stagione se la farà Ibra, però vediamo. Siamo sicuramente in attesa. Posso aggiungere? Assolutamente. Per la gioia di Francesco lontano, posso dire, per differenziarlo, che soprattutto alla veneranda età di 40 anni muta sempre se stesso, cioè io lo vedo costantemente cambiato, maturato, che non è solo Ibra che gioca per se stesso e si diverte, ma soprattutto per la squadra. Verissimo. Quindi è bellissimo che a 40 anni, e lo dicevate anche prima per Valentino Rossi, non sia un punto d'arrivo ma un nuovo punto d'inizio per migliorare non solo l'ambiente intorno a se stesso ma proprio il proprio essere, ed è una cosa ancora più bella. Ale, allacciandomi proprio a questo, abbiamo avuto il grande privilegio di veder crescere Ibrahimovic nel corso della sua carriera, da quando è arrivato in Italia, il percorso tra Juventus, Inter, Milan, 2 volte è tornato, è arrivato a 39 anni. Insomma, te l'aspettavi un giocatore così? Un po' sì, me l'aspettavo, perché è un grandissimo campione, però mi aspettavo avesse più limiti, soprattutto caratteriali, che vivesse un po' del suo personaggio che si era costruito anche in questi anni. Invece è stato bravissimo, e lo ripeto, soprattutto nell'ultimo periodo, da quando è tornato in Italia, a essere molto più malleabile, lo vediamo anche nelle interviste, che scherza certo. spesso con i compagni, quindi ha portato proprio un clima di grande professionalità, rigidità, ma anche di grande serenità.
serenità a tutto l'ambiente, anche al calcio italiano, che poi è quello che un po' manca, perché certo, nonostante Cristiano Ronaldo sia altrettanto un grandissimo campione internazionale, ma forse gli manca quell'appeal, certo, quel pizzico di essere proprio italiano, quindi resta sempre un po' distante da quell'aura, certo, tipica italiana, no? Da quel fare un po' scansonato, è sempre un po' più rigoroso. Sicuramente, sicuramente Ibra ha vissuto più tempo l'Italia rispetto a Ronaldo, sono tutte questioni sicuramente di natura caratteriale. Certo. Parlavi di serenità, e insomma questo discorso l'avevamo anticipato al rientro del nostro break pubblicitario. La serenità non sembra esserci in casa Napoli alla vigilia del match del Gevis contro l'Atalanta. Ale, parto da te per una domanda un po' diversa, diciamo, in attesa poi di analizzare meglio la partita. Quale squadra peseranno di più le assenze? Assenze pesanti non solo per l'Atalanta ma anche per il Napoli, insomma. Sì, ma credo sicuramente al Napoli in questo momento, poiché arriva già da un periodo appunto di non grandissima serenità psicologica, vuoi per le problematiche legate agli infortuni, al futuro di Gattuso, alle tante polemiche, a un rapporto con De Laurentiis e anche a delle problematiche che riguardano i rinnovi di tanti calciatori, poiché è proprio di ieri la notizia che lo stesso Esai non rinnoverà, tutte cose che al momento fanno male, certo, al Napoli, che fanno sì che non si possa giocare con tutta la serenità necessaria. Nonostante ciò, la squadra ha deciso ancora una volta di fare quadrato, di unirsi proprio per remare tutta nella stessa direzione, mettendo in un angolino tutte queste problematiche. Postilla, complimenti a Ricciardi che la scorsa settimana proprio a Sport 91 Live ci aveva anticipato di un italiano che vedeva bene sulla panchina azzurra, quindi un bravo a Ricciardi per il suo lavoro. Sicuramente grande attività legata al calciomercato. Sicuramente quello che diceva adesso è una situazione difficile, tutte queste voci non aiutano, in attesa sicuramente del match di domani sera. Ricordiamo, il Napoli potrebbe raggiungere la seconda finale consecutiva, non l'ha mai fatto. Dovrebbe il Napoli puntare di più per questo trofeo? Dovrebbe investire sicuramente per cercare di ottenere questa finale? Allora, sicuramente è un trofeo importante. Io non ho mai concepito diciamo ciò che si avverte attorno alla Coppa Italia in generale, ma non adesso e nemmeno l'anno scorso, ma da tanti anni a questa parte, cioè che viene quasi messa da parte come se fosse un trofeo minore. Certo, vincere il campionato ha la sua bellezza, un campionato lungo che ti distrugge a lungo andare, 38 giornate sono tantissime, e c'è una certa emozione poi soprattutto il discorso Covid, tra l'altro, se sì, posso aggiungere, sì, ecco. E certo, secondo me dovrebbe puntarci, però io ho un dubbio, nel senso che ho sentito le dichiarazioni di Gattuso che ha dato la priorità al ritorno in Champions, quindi il Napoli alla fine a giocare se la deve giocare, perché si tratta di questa partita di ritorno e poi si tratterebbe dell'eventuale finale. Non so se la Coppa Italia ha la priorità, questo non lo so, però io penso che in questo momento al Napoli, al di là proprio dei trofei, del campionato, degli obiettivi più che altro, secondo me l'unica cosa che dovrebbe fare attualmente il Napoli è mettere un po' di ordine, perché c'è un caos infinito tra dirigenza, società, anche a livello di giocatori. C'è Maximovic che è in scadenza, adesso deve fare il titolare per un po' di tempo Maximovic, e a fianco avrà Rachmani che a Napoli ha fatto due presenze, di cui una in Coppa Italia e una in campionato, che lasciamo stare per l'errore che ha fatto a Udine. E quindi in un certo senso Maximovic dovrà proteggere, dovrà far crescere Rachmani al proprio fianco. E farlo con una situazione contrattuale del genere non è semplice, non è semplice. Poi è chiaro, sì, si dice sono professionisti, certo, ma non tutti sono professionisti, come può esserlo appunto Gennaro Gattuso, che magari sente la società che contatta altri allenatori e continua a fare tranquillamente il suo lavoro, che poi a un certo punto sbrocchi, ci sta anche, quello ci sta, ripeto, sono persone. Però io penso che anche la partita di sabato dimostra che il Napoli non sta male a livello, secondo me, fisico, a livello neanche di gioco, perché alla fine ha dominato, per quello che si può definire dominare, poi il Genoa. Il Genoa è stato bravo a sfruttare gli orrori difensivi del Napoli, cioè, alla fine il Genoa ha fatto 3 tiri, di cui 2 li ha realizzati,
E bravo Ballardini, perché poi il Napoli non si affronta a viso aperto, perché se lasci spazi a Lozano, Insigne, anche se Insigne poi è partito la panchina e compagnia cantante, ti fa male il Napoli. Ballardini è stato molto intelligente, è un Napoli che si vede che non è sereno secondo me a livello mentale, questo è. Quindi il Napoli secondo me prima di porsi qualsiasi obiettivo stagionale, e attualmente ripeto vedo molto difficile arrivare in Champions, deve ritrovare una certa serenità mentale, quindi lo spogliatoio si deve compattare qualsiasi cosa accada e deve fare una sorta di patto, secondo me, in cui dice che devi arrivare a fine stagione. Poi a fine stagione cambieranno tantissime cose, perché cambieranno tantissime cose. Però vivere di questi risultati continuamente altalenanti non ti porta da nessuna parte, perché anche se affronti il Granada così, il Granada rischia di eliminarti, cioè, anche perché il calcio europeo ti consente ancora meno rispetto a quello della, della Serie A. Comunque il Granada è più forte del Genoa, se fai degli errori così difensivi è normale che Soldado e compagni ti facciano male. Questo, il problema è sempre lì, parte tutto dalla testa prima ancora che il fisico. Ale, quello che diceva Francesco, mi permetto di dire, sono quasi sicuro che lo condividerai, e proprio in vista del match del Gevis contro l'Atalanta, quanto può influenzare una partita come quella di Genova, dove comunque il Napoli ha giocato il suo calcio, ma diceva giustamente Francesco Ricciardi, ha pagato due orrori con la O, non ha voluto neanche scomodare l'altra vocale della E, perché sono, soprattutto il secondo gol di Pandev, c'è proprio una mancanza di comunicazione, Mario Rui che ha tenuto in gioco il Macedone, insomma queste situazioni con una squadra dinamica, rapida come l'Atalanta possono essere un problema. Assolutamente sì, in primis a me non piacciono le dichiarazioni degli allenatori, dei calciatori, dei presidenti quando vogliono tenere da parte alcuni obiettivi, perché la crescita di una squadra, il salto di qualità di un collettivo non si ha tanto con i trofei, ma proprio nell'essere famelici in tutte le partite che si giocano, a partire dalla partitella in famiglia in allenamento, davvero passando per la partita contro l'ultima in classifica della Serie A piuttosto che la Coppa Italia, veramente qualsiasi sfida. E questo processo il Napoli penso che dopo una lunga gestione ormai De Laurentiis lo debba terminare, senso che debba avere una mentalità scuola Juve, nel senso che debba essere veramente famelica in qualsiasi partita. Certo, si gioca ogni tre giorni, la rosa è limitata, ci sono tanti infortuni, ci sono tanti positivi anche al Covid tra giocatori importanti per gli azzurri, ma nonostante ciò il Napoli deve essere ben focalizzato secondo me su tutti gli impegni, perché giustamente come diceva Francesco si tratta della semifinale di ritorno e della finale, quindi sarebbe davvero impensabile giocare non al massimo delle proprie energie fisiche e mentali almeno questa gara di Bergamo. Assolutamente anche sul fatto che la sconfitta contro il Genoa inciderà penso non poco nella mente degli azzurri, ma darà anche quella carica in più per dare veramente tutto, anche perché essendo gara secca, anche perché essendo finita 0-0 la gara di andata, veramente tutto ancora aperto, anzi ovviamente il Napoli giocando fuori casa potrebbe avere anche un piccolo vantaggio per il gol in trasferta. E altra postilla per quanto diceva Francesco per l'emergenza in difesa, credo sia il perfetto riassunto dei massimi errori societari da parte del Napoli, non solo in sede di mercato. Notizia di stamattina che Gattuso starebbe pensando a una difesa inedita richiamando centrale Di Lorenzo. Altra problematica, perché nel momento in cui ovviamente viene chiamato in causa Rachmani, che ricordiamo, non perché siamo masochisti, ma perché è la realtà delle cose, è stato acquistato dal Napoli come vice Koulibaly e in una gara importante non può giocare da vice Koulibaly, vuol dire che l'errore è stato commesso in sede di mercato. E lì penso siano un po' tutti gli errori figli della stagione del Napoli e della Rosa Azzurra che continuiamo ovviamente a sciorinare in queste settimane e che si ripropongono. Sicuramente situazioni che si ripropongono, e come tutte le cose che si ripropongono qui a Sport 91 Live, c'è ogni settimana il quesito sulla permanenza o meno di Gennaro Gattuso, che non è una questione diciamo di estrema cattiveria, perché dal punto di vista umano credo che ci sia veramente poco da dire per quello che ha fatto Gennaro Gattuso, ma sono in tanti a criticare quello che è il suo andamento in panchina, e questa settimana partendo appunto dal ritorno di Bergamo e dalla sfida con la Juventus potrebbero essere in quanto mai decisive
per il futuro. Dunque la domanda è la stessa, ma della settimana scorsa: arriverà a fine stagione Gennaro Gattuso? Domanda da un milione di euro, nel senso che fondamentalmente la risposta è abbastanza simile. Non so chi possa prendere questo Napoli in queste condizioni adesso. Difficile, perché non c'è spazio per allenarsi, non c'è tempo. Poi, come diceva giustamente Ale prima, adesso Gattuso affronterà Atalanta fuori casa e Juventus in casa, con una ipotetica difesa a 3 di Lorenzo, Rachmani, Maximovic, con quindi deduco Isai e Mario Rui, perché ci sono solo loro, sì, esterni di centrocampo. Cioè, io vorrei chiedere cosa si aspettano da una squadra del genere, nel senso che comunque vanno a affrontare l'Atalanta, che è una squadra che gioca un buon calcio, è vero che è una squadra molto lunatica, questo va detto, ed è una squadra che concede, soprattutto domani mancherà anche Romero, che è un po' il perno difensivo insieme a Toloi. Ma la Juventus di questo periodo, con Cristiano Ronaldo e Morata, o fai una prova eccezionale sotto il profilo tecnico-tattico, ma non devi sbagliare praticamente nulla, o diventa veramente difficile, perché non ci sono Manolas e Koulibaly, e questo sottolinea appunto, come diceva Ale giustamente, la mancanza totale da parte di programmazione e anche di mercato del Napoli, perché Rachmani tu l'hai preso dal Verona, che faceva la difesa a 3, che va confermato in quanto ipotetico talento già nel Napoli, quindi una piazza diversa con esigenze diverse, ma non ha mai giocato a 4, quindi magari da una parte Gattuso pensa di aiutarlo così, dall'altra però io penso anche che Di Lorenzo si ritrovi a fare il terzo centrale. E non è solo per emergenza, ma perché Di Lorenzo lì alla fine è quello che ha giocato di più in questa stagione, quindi è quello che fisicamente dovrebbe stare anche meglio dei tre. Poi mi domando anche un'altra cosa, e questa è importante: chi la gioca la palla da dietro? Perché Di Lorenzo non è uno che palla al piede sia questo, cioè uno che sa correre, sì, si sa proporre, sicuramente sa anche crossare, per carità, però non è uno che sa impostare. Rachmani non lo faceva neanche al Verona, quindi non saprei come. Maximovic va dove va il vento in questo momento, quindi io veramente faccio in questo momento anche fatica a dire Gattuso, cioè se domani il Napoli dovesse perdere io non me la prenderei tanto con Gattuso, e alla fine guarderei la squadra e direi, con un centrocampo a 4 ipotetico, Demme, Bakayoko, Isai e Mario Rui, ma chi deve costruire il gioco, chi deve inventare, chi deve... Cioè, sono tante le varianti che noi purtroppo non teniamo, secondo me, in considerazione. Poi, per rispondere alla tua domanda, io non mi saprei nemmeno sbilanciare, perché non so cosa passa poi nella testa del vulcanico De Laurentiis. A occhio e croce penso che debba finirla lui, perché, ripeto, mi sembra difficile che un allenatore accetti una squadra che comunque deve giocare ogni 3 giorni, perché l'Europa League a breve inizia i 16esimi, quindi la vedo veramente durissima. Ale, ti rigiro la domanda. Eh sì, sono d'accordo, anche perché terminando il ciclo terribile di febbraio, poi si arriva a marzo, che è molto vicino a giugno, quindi a quel punto conviene arrivare a scadenza, tanto la situazione è chiara a tutti, è impensabile al momento fornirsi di un traghettatore, non avrebbe neanche senso, o scegliere comunque un allenatore in base soltanto alla disponibilità del momento, visto che comunque è chiaro che in estate si dovrà avviare un nuovo progetto, non dico in toto, ma quasi. Certo. Tra allenatore e tanti calciatori che andranno via, quindi conviene temporeggiare, anche perché è vero che ci sono delle difficoltà, ma che derivano anche da problematiche esterne, non solo interne, come diceva anche Francesco, ovviamente le problematiche legate al Covid, le positività al Covid, gli infortuni, Mertens ancora out, anzi altra mossa della disperazione, sembra che Gattuso voglia far giocare anche Osimhen dal primo minuto, e sappiamo che non sta assolutamente bene, non è ancora in forma, poi speriamo ovviamente che faccia una buonissima gara come ricordiamo all'inizio stagione, quindi ce l'auguriamo tutti, però fatto sta che le colpe non sono soltanto di Gattuso, come ripetiamo spesso, e il Napoli anche con la rosa decimata e con tanti infortuni e tanti calciatori out, con una buona compattezza, una buona unione di intenti, può fare comunque bene, perché davvero vediamo degli errori individuali, vediamo dei blackout, quindi con tanto lavoro e con una lucidità maggiore possono essere evitati, e quindi i risultati possono comunque arrivare. Ovviamente non parliamo di scudetto, di posizioni altissime della classifica, però se la può giocare tranquillamente per il quarto posto con un po' di continuità in più. Un po' di continuità sicuramente, che sarà importante non soltanto
per raggiungere la Champions League, ma anche perché comunque, come diceva anche giustamente Francesco in trasmissione, il Napoli è ancora in corsa per l'Europa League. A febbraio inizierà i sedicesimi contro il Granada e comunque c'è una semifinale domani da giocare. Sull'andamento appunto delle semifinali e per arrivare a quella che è la prossima sfida del Napoli contro la Juventus al Diego Maradona di sabato, ne parleremo, ma non qui, ne parleremo a Prima Serie A con Alessia Bartiromo e Giovanni Gaudiano in trasmissione e in conduzione proprio venerdì alle ore 21:30, mentre invece l'appuntamento come al solito con Zanzara d'Inchiostro e Francesco Ricciardi è lunedì alle 21:30 con questo grande pubblico, questa grande pubblicità insomma ai nostri programmi. Io ringrazio Alessia Bartiromo e Francesco Ricciardi per essere stati qui con me. L'appuntamento come al solito con Sport 91 Live è a martedì prossimo alle 21:30. Grazie e buona serata a tutti voi. Buona serata.